meno di una settimana fa l'Adner Azzurro aveva dichiarato di non nutrire alcuna ambizione in termini di corsa alla presidenza della FICG. A lanciare l'ipotesi di un destino consacrato a un importante ruolo politico per Marotta, o meglio, a rilanciarla, era stato Carnevali, ad del Sassuolo e antico collaboratore del dirigente nerazzurro. Mesi prima, lo stesso Marotta aveva già comunicato di avere intenzione di lasciare il suo attuale lavoro da dirigente. L'Inter, spiegò in una breve ma chiara dichiarazione, sarebbe stata la sua ultima squadra. Alle ansie dei tifosi, che paventavano un repentino e doloroso addio, ha risposto subito la notizia del suo rinnovo con il club nerazzurro. Steven Jung ha infatti deciso di prolungare i contratti di tutti i membri della dirigenza fino al 2027. Beppe Marotta sa di aver fatto grandi cose con l'Inter, ma continua a sentirsi insoddisfatto. Prima di abbandonare il suo ruolo di amministratore delegato, vorrebbe lasciare il segno nel cuore dei tifosi. E più volte, senza nascondersi, ha spiegato che squadra e dirigenza stanno lavorando per conquistare qualcosa di importante, qualcosa che sarebbe assolutamente straordinario per la storia dell'Inter. Vale a dire la seconda stella. Ora Marotta è tornato a parlare del suo futuro. E con frasi un po' spiazzanti, anche se non del tutto inattese, ha annunciato qual è il suo progetto. Fra 2 anni, quando scadrà il suo contratto e lascerà l'Inter, si occuperà di altro. Marotta ha annunciato di cosa si occuperà fra 2 anni, dopo aver lasciato il club nerazzurro. La dichiarazione è arrivata durante un evento presso la Sala Montanari di Varese, città natale di Marotta, dove l'Adner Azzurro ha dialogato con l'amministratore delegato della Pallacanestro Varese, Luis Scola. Il convegno, dedicato al tema della sostenibilità nelle società sportive, ha permesso al dirigente nerazzurro di svelare un importante dettaglio sul suo futuro. Marotta ha spiegato che nello sport di livello è oggi impossibile non basarsi su strategie fondate sulla sostenibilità. Ma ci vuole competenza, e ci vogliono strutture adeguate, ovvero impianti e centri di allenamento. Senza queste cose non si ottiene nulla. Ma anche in questo contesto, in Italia, scontiamo la mancanza di sensibilità politica verso lo sport. Marotta ha poi sottolineato anche come l'Italia soffra di un ritardo abissale a livello sportivo scolastico. Pensate che in Olanda l'Ajax e le scuole di Amsterdam si dividono il compito di allenare i ragazzi. E qui cosa facciamo? L'AD dell'Inter ha anche approfondito il problema epocale del calcio a Varese. Sembra che la città non sappia mai dare espressione a società strutturate e competitive. Per l'AD, la situazione, anche se difficile giudicare da fuori, può essere interpretata a livello generale, dato che ciò che è accaduto a Varese è capitato in tutte le province vicine. Spariti i grandi imprenditori, è lo sport minore che ha subito il maggior contraccolpo. Una volta tra Varese e Gallarate c'erano 20 realtà calcistiche, oggi arriviamo a 7 o 8. A tutti coloro che ci hanno provato in questi anni al Varese va comunque data riconoscenza. Infine, Beppe Matotta ha dedicato parecchio tempo a parlare dei giovani. Per l'AD il settore giovanile va inteso come il patrimonio più grande di una società, soprattutto dal punto di vista umano. Sono sempre più convinto che far pagare lo sport ai giovani sia sbagliato. Dovrebbe essere gratuito, perché così si riuscirebbero a coinvolgere anche le famiglie povere, quelle in cui si nascondono i campioni, come accadeva una volta. Fra 2 anni. Quando terminerà il mio contratto con l'Inter, mi occuperò solo dei giovani, ha concluso l'Adner Azzurro.
Quindi c'è una data. Non ci saranno più rinnovi, e l'era marottiana è destinata a concludersi prima del previsto. Inter, l'addio ora è possibile. Marotta non può farci nulla. Nubi oscure in vista per il club nerazzurro, che fa i conti col possibile addio del Big, Marotta ha le mani legate. Mancano 2 mesi alla fine del campionato e l'Inter, al di là del mezzo passo falso casalingo col Napoli, che ha interrotto una striscia di 10 vittorie consecutive in Serie A, si avvia a conquistare uno scudetto che ha un sapore particolare, sarà il 20esimo, quello della Stella, il primo dell'era Inzaghi. Negli uffici di Viale della Liberazione si pensa però anche ad un'altra scadenza, che casualmente coincide con quella legata alla fine del campionato, il prestito concesso dal fondo Oaktree a Suning. La questione è strettamente nelle mani del presidente Steven Jiang che, secondo quanto ultimamente riferito dal Corriere dello Sport, non avrebbe ancora convinto il fondo americano a rinnovare il prestito concesso. Jiang avrebbe offerto a Oaktree il saldo immediato degli interessi alla scadenza, circa 100 milioni, con un contestuale spostamento della deadline per restituire tutto il prestito al 2026 o 2027, con beneficio del dubbio sulle date del nuovo finanziamento, aumentando però il tasso di interesse al 16%. Di fronte ai dubbi manifestati dal fondo statunitense, il presidente della beneamata si sarebbe allora detto disponibile ad alzare il tasso anche al 20%. Anche questa eventuale ulteriore proposta dell'esponente di Suning non convincerebbe però Oaktree, che potrebbe rivelare direttamente il club per poi trattarne la cessione. Uno scenario che cambierebbe non di poco il futuro immediato dell'Inter, con delle ripercussioni sul mercato che avrebbero degli effetti già nella prossima sessione estiva di scambi. Inter, arriva la cessione del Big, 70 milioni sul piatto. Ecco che allora, sulla scorta di quanto sostanzialmente già accaduto negli ultimi 2 anni, la dirigenza del club meneghino potrebbe essere costretta ad una cessione eccellente. L'ennesima, se consideriamo nel conteggio anche le partenze di Hakimi, Lukaku, Brozovic e Onana. Tutti big che negli ultimi anni hanno lasciato Appiano Gentile per motivi non strettamente tecnici quanto per esigenze di bilancio. Già corteggiato dai club della Premier League nella scorsa estate, ma sempre blindato con particolare attenzione da Marotta, Alessandro Bastoni potrebbe essere il sacrificato eccellente dei futuri campioni d'Italia. Il contratto fino al 2028, rinnovato all'inizio di luglio 2023, non garantisce una sicura permanenza del difensore mancino. Il Liverpool e i 2 club di Manchester sono pronti a sferrare un assalto che però, per andare a buon fine, dovrà essere accompagnato da un'offerta pari ad almeno 70 milioni. Inutile dire che la disponibilità economica delle 3 società citate potrebbe tradursi in una proposta che risponderebbe alla richiesta dell'Inter. Con buona pace di Marotta, degli altri dirigenti, dei tifosi e di Simone Inzaghi.